amici autentici appassionati di Viva il Wrestling, ancora una volta Daniele Combat Comedian Racco qui con voi. Andiamo subito ad ascoltare quello che ha da dirci, grazie al suo traduttore Sir Thomas Chamberlain. Non perdiamo una parola di questo lottatore, campione del Regno Unito, che fa il suo ingresso qui nella Viva Arena e che ha delle cose da dirci, ha da lanciare qualche sfida. Stiamo a sentire. È Sir Thomas Chamberlain, il campione in carica del Regno Unito. Ha qualcosa da dire, signor Chamberlain? No. I have 12 babies and 7 holiday homes, one in Tuscany. Sir Thomas Chamberlain guida 12 Bentley e ha 7 case di vacanza, di cui una in Toscana. Ecco, fin dalle prime battute direi che non fa nulla per destare simpatia nel pubblico. A family lineage that goes back generations. Per non parlare del suo lignaggio nobiliare che va indietro di generazioni. Sir Thomas Chamberlain è un lord. Fuori! 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 What I need is for all you peasants to kneel before true superiority. Vuole che voi plebei vi inginocchiate alla sua evidente superiorità. Because let's face it, you all speak a silly, stupid little language that no one wants to hear. E noi italiani parliamo un linguaggio incomprensibile che nessuno vuole ascoltare. Insomma, avete sentito, qui grandi dichiarazioni, e adesso vediamo l'ingresso del mio grandissimo amico Andres Diamond, il lottatore numero uno in Italia. Io ho avuto l'onore di fare un bellissimo siparietto con lui in quel di Zelig, ci siamo divertiti molto. Credo che adesso metterà a tacere questo spocchiosissimo inglese, che già voglio dire, li sopporto poco, e più così mi danno veramente un po' fastidio. Forza Andres, digli le quattro. Yeah. E all'improvviso rompe gli indugi, Andres Diamond guadagna il ring, sale in maniera velocissima, e in maniera altrettanto velocissima Sir Thomas Chamberlain ne scende per andare via, non vuole affrontare direttamente Andres Diamond. Si vede che sa, voglio dire, conosce la forza di questo lottatore. Vedremo che cosa succederà fra i due. Intanto vi lascio con questo bellissimo clip sugli stalloni italiani. Vi ricordo ancora una volta gli appuntamenti dal vivo con la Viva, questo ormai noto gioco di parole che faccio. Per saperne di più potete consultare il sito www.vivawrestling.com. Vi aspettiamo!